Allora, innanzitutto è fondamentale che una corretta informazione sull'argomento venga fornita, dato che molto spesso queste notizie vengono veicolate da diciamo, annunci sensazionalistici, spesso sui media, che non sono ben controllati da una massa critica che lavora direttamente sul campo, quindi ritengo fondamentale che i ragazzi abbiano una corretta informazione e io sono particolarmente incline a cercare di prestarmi a queste operazioni di divulgazione. Teniamo a sottolineare che la ricerca sulle cellule staminali è un campo in enorme sviluppo. Alcune applicazioni di queste cellule sono già usate in maniera molto sicura ed efficace, soprattutto nel campo delle cellule staminali adulte. E mentre cellule staminali embrionali o cellule staminali riprogrammate sono allo studio per la loro possibilità di essere utilizzate in un futuro, ma non conosciamo ancora i modi di usare queste cellule in maniera che siano sicure per il paziente. I problemi di questo campo sono svariati. Uno è il fatto che i finanziamenti per sostenere questa ricerca sulle cellule staminali devono essere piuttosto robusti, cosa che in Italia è piuttosto difficile ottenere. Ci sono fondazioni specifiche come Fondazione Telethon che finanzia una buona parte dei progetti, ma ottenere finanziamenti ministeriali di grande portate è piuttosto difficile al momento. Chiaramente la ricerca richiede l'utilizzo di mezzi molto sofisticati e apparecchiature costose e l'utilizzo di una forza lavoro, cioè dobbiamo anche pagare le persone che poi fanno la ricerca e molto spesso questo è ancora in parte sottopagata o comunque pagata in maniera piuttosto transitoria o provvisoria. Perché un giovane oggi dovrebbe scegliere un futuro nella scienza? Perché è una sfida bellissima, è un argomento affascinante, al di là delle difficoltà oggettive in generale e nel nostro paese di poter svolgere questa carriera. È una delle carriere che mantiene più giovani da un punto di vista intellettuale, che ci espone continuamente a nuove sfide e alla soluzione di nuovi problemi. Chiaramente non bisogna farsi scoraggiare, perché è una vita piuttosto anche complicata, pur essendo affascinante.